Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbace, aggiornamento. Oggi due aggiornamenti. Un aggiornamento che riguarderà la difesa integrata del frumento e uno che riguarderà la diabrotica del mais. Aggiornamento numero uno, difesa integrata del frumento. Abbiamo già dato con i precedenti bollettini, mi raccomando, andate a leggere e ad osservare le mappe su www.venetoagricoltura.org bollettino cultura erbace, oppure chiedete di essere iscritti alla mailing list mandando una richiesta a bollettino.erbace@venetoagricoltura.org. Osservando i bollettini, leggendo con attenzione i bollettini e osservando le mappe, potrete trovare tutte le indicazioni per intervenire nel modo più corretto oggi con il trattamento fungicida. Va valutato, prima di entrare in campo, anche l'eventuale presenza di insetti fitofagi dannosi come lema e afidi. Vanno osservate le piante. Dalle osservazioni nostre, monitoraggio di molti appezzamenti, le popolazioni sono bassissime e non vi è alcuna necessità di trattamenti insetticidi. In ogni caso, si sappia che, grosso modo, la soglia per quanto riguarda gli afidi è di circa 80% delle piante con colonie di afidi. Quindi un intervento potrebbe avere senso solo se le popolazioni sono molto elevate e se non vi è presenza significativa di predatori, se non vi è già un'elevata densità o una buona densità di predatori. Aggiornamento numero 2, la diabrotica del mais. È cominciato, lo vedrete osservando i bollettini, il calcolo delle sommatorie termiche per il modello di Davis per capire qual è l'evoluzione delle popolazioni di diabrotica. Possiamo dire che le temperature calde dell'ultimo periodo hanno già portato le popolazioni a una presenza significativa delle larve di secondo stadio. Seguite per gli aggiornamenti. Una delle indicazioni più importanti che daremo sarà quando seminare il mais senza rischio di sviluppare popolazioni significative di diabrotica in quell'appezzamento. Alla prossima!